buongiorno da Alessandra Giulivo. Come potete vedere, io mi trovo presso il Circolo Velico Reggio perché sì, è appena iniziata finalmente l'attesissima 28ª edizione della Mediterranean Cup. Ben 150 sono le imbarcazioni che sono giunte da tutta Europa e che danno la possibilità ancora una volta di lanciare la nostra città di mare e far sì che Reggio sia la capitale della regata internazionale. Io mi trovo in compagnia di Francesco Linares, istruttore FIV ed atleta e istruttore della Marina Militare. Buongiorno a lei e benvenuto a questa 28ª edizione della Mediterranean Cup. Sì, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato qua a Reggio Calabria, bellissima città e bellissime condizioni ieri e oggi per fare questo sport che non è ai massimi livelli ancora conosciuto qua a Reggio e nel sud in generale, però con questo evento speriamo di continuare a portarlo avanti. Ci sarà la Slovenia, la Serbia, la Croazia, quindi diciamo renderanno ancora più fattiva questa internazionalità che porterà comunque un fortissimo ritorno d'immagine anche per la nostra città, Reggio Calabria. Ovvio, essendo per prima cosa il primo raduno fatto prima dell'inizio della stagione vera e propria velistica, è un punto di riferimento per tutti, da Reggio Calabria con questo evento si inizia la stagione e il lavorare per l'inverno per tutti i ragazzini, quindi poi questo è il primo incontro e i successivi saranno quello che avranno fatto come lavoro in questo periodo. Mantenerlo in alto, aunque pierda esta vida, mi alma seguirà in mis manos. Siamo riusciti ad avere ai nostri microfoni Dragan Gašić, tecnico della classe Optimis. Buongiorno e benvenuto nuovamente, possiamo dire, a Reggio Calabria e alla Mediterranean Cup. Buongiorno a tutti. E allora, come sta crescendo questa manifestazione negli anni? Ma negli anni questa manifestazione sta crescendo sempre di più, sia nella organizzazione della regata, sia come partecipanti, in particolare i giovani. Quest'anno abbiamo anche la novità che è la classe laser e speriamo per il meglio. L'albo d'oro della manifestazione è appunto svela che ci sono tantissimi regatanti che hanno partecipato alla Mediterranean Cup che poi sono diventati olimpionici per la Slovenia. Ci può svelare qualche nome? Allora, nel passato allenavo la squadra jugoslava e dopo squadra slovena e posso dire che i regatanti che hanno partecipato a questa manifestazione nelle precedenti edizioni diversi sono finiti anche nelle classi olimpioniche e hanno partecipato alle Olimpiadi. Se vogliamo qualche nome, diciamo le sorelle Orel che erano olimpioniche addirittura alle due Olimpiadi della classe 470, non altro anche Gašper Vincec che era olimpionico nella classe Finn e ultimamente a Londra era anche Carlo Chmelia che ha fatto ottimi risultati anche in questa regata, sempre per la Slovenia, che ha partecipato a Londra, come ho detto, per la classe laser. In questo momento si sta svolgendo il clinic sia per la classe Optimis che laser. Come stanno rispondendo i ragazzi che stanno partecipando? Allora, questi clinic li abbiamo fatti prima volta l'anno scorso insieme con Massimo Giorgiani, che era tecnico per anni, tecnico federale, sempre della classe giovanile, classe Optimist. L'anno scorso è venuto molto bene, quest'anno addirittura il numero è aumentato, che sono tantissimi bambini, piccoli bambini, diciamo regattanti futuri, che avevano piacere di partecipare a questo raduno. E quello che ci fa molto piacere è anche, diciamo, partecipazione dei ragazzi più piccoli, no? Che noi li chiamiamo cadetti. Quali sono le difficoltà per questo campo di regata? Questo campo è un campo un po' difficile, in particolare per la corrente,
che è un fattore molto importante per la regata. Per fortuna vento lo abbiamo sempre, però posso sottolineare che veramente la corrente è quel fattore che può fare la differenza. Allora, io mi trovo in compagnia di uno dei tanti genitori che stanno accompagnando i loro giovani atleti per questa 28esima edizione della Mediterranean Cup. Mi trovo in compagnia di... Francesco. Francesco, allora lei sta accompagnando, ecco, io ho saputo due bambini qui oggi alla Mediterranean Cup. Sì, sono due bambini di Crotone, Matteo e Gaia, che insieme a tanti altri sono venuti a fare questa ennesima esperienza. Solo che questa è al sud, di solito diciamo il percorso ci porta invece verso i campi di regata del nord. E che come è nata la passione per entrambi, ecco, per questo sport? La passione è nata ai bambini, cioè è una passione loro, personale, sono loro che hanno coinvolto noi. Qualche volta succede il contrario, nel nostro caso invece sono stati i bambini a trascinarci in mare, è il caso di dire. Comunque lei è stato subito d'accordo per questo sport, avvicinare questo sport ai suoi figli? Sì, non solo sono stato d'accordo, ma poi la cosa mi ha molto entusiasmato, un altro gruppo di papà e mamme che oggi sono, diciamo, i primi tifosi e forse anche, diciamo, gli organizzatori insieme a loro di queste esperienze che vanno al di là del mare, della vela, dello sport e diventano esperienze di vita vere e proprie, perché questi ragazzi si confrontano con altri bambini in tutta Italia, vivono in compagnia, vivono in gruppo, vivono in squadra e fanno, diciamo, una vita che li tiene probabilmente lontani da tante tentazioni che col crescere altrimenti si affaccerebbero nella loro vita. Mi trovo in compagnia di una coppia di genitori, precisamente di Castelnuovo del Garda, sul lago di Garda in provincia di Verona. Il suo nome io voglio sapere. Roberta. Roberta, invece lei? Vinicio. Vinicio, e sono i genitori di Irene Savino, che è una giovane atleta che sta partecipando a questa 28esima edizione della Mediterranean Cup. E allora, com'è nata, ecco, questo amore per Irene, per questo sport? Irene ha partecipato ad un garrest estivo alla Fraglia Vela di Desenzano del Garda, sul lago di Garda, e niente, l'ha presa un po' per gioco e poi è partita, nel senso la sua passione, insomma, che noto che... col tempo che passa, diciamo che prende sempre più piede, ecco, questa passione. Sta migliorando sempre di più col tempo, diciamo, sta crescendo questa passione. Ma io sono venuta a sapere che anche lei è uno sportivo, è un velista. Sì, diciamo, sono un velista, non da tenerissima età come mia figlia, non ho avuto questa fortuna. Ho cominciato questo sport un po' più avanti con l'età. Ed è uno sport molto bello, molto formativo. Ecco, quindi possiamo dire che è uno sport che si tramanda in generazione? Beh, sì, dove è possibile, dove ci sono le condizioni. Ad esempio noi sul lago di Garda abbiamo una palestra ideale per questo tipo, per cimentarsi in questo tipo di sport. Però trovo che questo posto qui in Reggio Calabria, questo campo di regata, di allenamento, è altrettanto efficace, altrettanto bello. Adesso mi trovo in compagnia di Alfredo Spatafora. Alfredo, allora da dove vieni? Vengo dal Circolo della Vela Sicilia-Palermo. Sicilia-Palermo, allora noi alla nostra destra, come potete vedere, abbiamo vicino la tua barca, giusto? Sì, il mio Optimist, sì.
Ok, e allora possiamo spiegare, no, per i profani, devi sapere, sono un po', ahimè, ci sono anche i profani di questo sport, quali sono le parti che compongono la tua barca, la tua Optimist? Una delle parti più importanti che compone l'Optimist è la vela, che è il motore di questa barca. Poi abbiamo il timone, che serve a manovrare la barca. Poi abbiamo la deriva. La deriva è questa. Ok. E quello è il timone. Sì. Va bene. Poi ritorniamo un attimino sulla vela, che è composta da dei stroppetti che la tengono ferma, e poi da un albero, che sarebbe questo, e da un boma. E invece questo qui? E questo qua è il picco, che tiene più alta la vela, da una forma. Poi abbiamo la sassola, che sono... Qual è? Sono queste. E queste servono? E servono quando imbarchiamo acqua, in modo tale da sgottare, da buttare fuori l'acqua. Poi abbiamo le cinghie, che sono quelle nere, sì, accanto al timone e alla deriva, che servono quando c'è molto vento da uscire fuori dalla barca e tenere la barca in un buon assetto. Ma tra tutte queste componenti, qual è la più importante? Beh, la più importante è il timone, che ci permette di dare una direzione alla nostra barca, e anche la vela, che è appunto il motore dell'Optimist. Soy una vela luchando contro il vento, lei mi alma e sabe lo che sento, mucha pobreza e sto inquieto, in tanto momento. Soy una vela luchando contro il vento, lei mi alma e sabe lo che sento, mucha pobreza e sto inquieto, in tanto momento. Veo un mundo controllato, mucha pobreza in todo lo lado, naturaleza se la hanno olvidado, fa selección, golpe de estado, invasión del tercer mundo, por el petróleo se la mete bien profundo, el FMI tiene el poder sobre país que no tienen pa' comer. E non poteva mancare ai nostri microfoni Massimo Giorgianni, tecnico per la classe Optimist. Buongiorno, ben ritornato a questa Mediterranean Cup. Per noi questo è un appuntamento stabile. Io sono venuto la prima volta qui nel 1990 e da lì in poi credo di averne fatte almeno una quindicina, credo. Sono pochi gli anni che ho dovuto saltare. È un appuntamento importante per noi, coinvolge tutti i ragazzi del Sud Italia. Abbiamo modo di vedere la Sicilia, i calabresi, i napoletani, i baresi, e quindi è un bel campo, un bel momento di confronto, soprattutto per il sud dell'Italia. Quindi più di 15 anni, no, possiamo dire, di collaborazione. Ecco, come l'ha vista crescere questa importante e prestigiosa regata internazionale? È cresciuta dal punto di vista numerico, è andata sempre più in alto, e anche dal punto di vista tecnico arrivano sempre ragazzi più preparati e più bravi. Qui oggi abbiamo il campione italiano degli under 12, che è appunto Alessandro da Cervia. Vengono dei col fratello, che comunque è arrivato anche molto bene, anche lui è un po' più piccolo, al campionato nazionale che si è svolto a Cagliari nel mese di settembre. Poi abbiamo ragazzi che vengono anche dal Lago di Garda, abbiamo Irene che ha affrontato un lungo viaggio per poter competere qui, per trovare un così bel clima, un vento particolare, corrente, sono condizioni molto tipiche di questo stretto che si trovano solo in questa zona. Ecco. Ecco, quindi com'è regatare qui a Reggio Calabria? Ebbene, bisogna regattare con gli occhi aperti, con essere sempre molto attenti ai cambi di corrente. Soprattutto qui la corrente è particolarissima, lo stretto di per sé crea un flusso di corrente tale per cui a volte è necessario regattare sulla corrente stessa e non sul vento, tenendo conto più dei movimenti della marea, dell'acqua, che quelli del vento. Ecco, anche lo stesso avvocato Agnelli ai tempi, ecco, aveva definito la nostra Reggio Calabria come la migliore, possiamo dire, no? Molto, molto particolare, ecco, sicuramente è quella che tende a esaltare maggiormente l'attenzione degli atleti, perché qui non ci si può distrarre. Ecco, ieri noi abbiamo avuto una piccola distrazione per pochi minuti, la corrente ci ha portato un paio di miglia verso Catania, siamo tornati al traino, ecco, non eravamo in grado di tornare a vela, è bastata una piccola distrazione. Senti, allora secondo lei, ecco, qual è il segreto per questo successo della Mediterranean Cup?
Beh, l'ospitalità calabrese in particolare, il clima assolutamente fuori dal normale nei primi giorni di novembre, trovare 20-25 gradi è eccezionale, consente a molti di noi di poter regatare venendo dal nord dove in questo momento ci sono 6-5 gradi e poi la particolare la possibilità di incontrare anche regatanti di altre regioni, di altri paesi, la regata è comunque internazionale e... è così, insomma, ecco. Un suo giudizio sui giovani di questa 28esima edizione, i giovani regatanti? Io li ho con me da 2 giorni, stiamo facendo un po' di allenamento, li ho trovati molto competitivi, molto concentrati. Ieri siamo stati in acqua più di 4 ore, quindi anche con molta fatica, qualcuno veramente ha sofferto perché è tanto, ecco, è faticoso, altri invece si sono divertiti. Li trovo stimolati, interessati, aggressivi, come piacciono un po' a me, ecco, regatanti, atleti sotto tutti i punti di vista. Quindi veri e propri sportivi, diciamo. Altro, senz'altro, sportivi a tutto tondo, nonostante abbiano alcuni solo 10-12 anni, ecco. Deo de populación entera, copi cirúrgica sobre país, si desi la razón, es mentir, si desi la razón, viva ir, grupar a un país, de cortar a su raíz, te lo digo de París. Soy una vela luchando contra el viento, lee mi alma y sabe lo que siento, mucha pobreza, estoy inquieto, en tanto momento. Io mi trovo in compagnia di Fabio Colella, presidente della Federazione Italiana Velista della Sesta Zona. Parliamo proprio della vela, no? Questo sport, come sta rispondendo nel 2012? Bene, questo sport in Calabria e in Basilicata, le due zone appunto di competenza della Sesta Zona, sta andando veramente bene. Il 2012 è stato un anno bellissimo, ricco di iniziative, e non solo quindi sono qui a Reggio Calabria, ma in tutta la regione. Si sono fatte un sacco di manifestazioni, un sacco di regate. Io darei dei numeri per fare capire come lo sport in Calabria. Siamo partiti con un tesseramento di 1800 tesserati nel 2010-2011, quest'anno abbiamo raggiunto 6000 tesserati, quindi uno sport in forte crescita, piace tanto e soprattutto dal fatto che le iniziative della Sesta Zona sono state tante, ma iniziative rivolte alla scuola, quindi ai più giovani. Ecco, allora parliamo di questa 28esima edizione, no? Della Mediterranean Cup, una regata internazionale che sta crescendo ogni anno e che raggiunge sempre un successo. Sì, questa manifestazione chiude le attività della Sesta Zona, è l'ultima vera regata, importantissima regata che si svolge in Calabria, ormai è una classica possiamo dire, 28 anni, quindi è una certezza, i regatanti arrivano da soli, ormai non occorre nemmeno pubblicizzarla, abbiamo visto che vengono da luoghi lontanissimi, da Desenzano, da Bologna, da Ravenna, quindi veramente una regata importante per la città di Reggio Calabria, ma per gli atleti una regata di grande attenzione, infatti sono presenti gli osservatori della Federazione Vela. Qui sono nati nel passato i grandi campioni che poi hanno fatto le nostre Olimpiadi, i Mondiali, fino alla Coppa America. Ma è anche una manifestazione che riesce poi a portare un grandissimo ritorno d'immagine, soprattutto per Reggio Calabria, quindi è anche la Calabria, no? Diventa un po', possiamo dire, la capitale della regata a livello nazionale. Sì, Reggio Calabria risponde sempre benissimo e finalmente si apre e allunga quella stagione estiva che come noi abbiamo desiderato per tanto tempo, quindi non solo i 3 mesi estivi ma può arrivare fino a ottobre, questo lo dicevamo da tanto tempo e questa ne è la prova. Gli alberghi li abbiamo tutti riempiti, i bed and breakfast altrettanto, i ristoranti, la città piace ai genitori che accompagnano i ragazzini, quindi voglio dire allunghiamo ancora di più la stagione e sempre più eventi di vela sono quelli che portano veramente benessere a questa città. Quest'anno comunque c'è anche una grande novità, diciamolo, perché è stato realizzato il porto turistico. Sì, abbiamo consorziato più circoli, in quel consorzio si chiama I Naviganti e grazie a questo consorzio si è creato 2 banchine galleggianti all'interno del porto che hanno dato ospitalità alle imbarcazioni di Reggio ma non solo a quelle, ai grandi eventi, infatti proprio oggi in occasione della Mediterranean Cup grazie a questi pontili saranno ospitate tutte le barche di appoggio a una manifestazione come quella che stiamo facendo in questi giorni. Ma io direi altro, direi che grazie a questi pontili stiamo mettendo in campo un'organizzazione per il futuro di tutto rilievo per la città di Reggio Calabria.
ai nostri microfoni Carlo Colella, presidente del Circolo Velico Reggio, nonché oramai definito l'anima, il cuore pulsante della Mediterranean Cup. Infatti la Mediterranean Cup incomincia ad avere 28 anni e, per chi è nato 28 anni fa, diciamo è un argomento giovanile, ma per chi ha iniziato a organizzarla 28 anni fa è un argomento geriatrico. È invecchiata la Mediterranean Cup, si è ringiovanita in questi ultimi anni con nuove formule. Abbiamo fatto il clinic in questi giorni che hanno rilanciato la manifestazione e poi siccome sono un po' la memoria storica, anche perché ai vecchi rimane il compito di riannodare i fili della memoria. È una regata che ha visto nel corso degli anni cambiare anche il Mediterraneo, dalla ex Jugoslavia poi siamo arrivati alla Slovenia, alla Croazia, abbiamo avuto una delegazione della Tunisia con Farouk Benmiled, che era un architetto di Tunisi, una persona molto importante, amico di Bourguiba. Siamo stati anche ospiti in Tunisia, abbiamo avuto delegazioni che venivano dalla Finlandia, dalla Bielorussia, oltre quelle della Grecia o i maltesi che sono un po' di casa qui a Reggio Calabria. E quindi diciamo abbiamo visto il Mediterraneo in questi 28 anni cambiare. Reggio Calabria, che è il centro e il cuore geografico del Mediterraneo, è la città che si ripropone a essere quella che è stata nella sua storia il centro di traffici, di cultura, una promozione di questa città nell'ambito dell'intero Mediterraneo. Quindi possiamo dire sono ben 150 le imbarcazioni che sono giunte qui a Reggio Calabria, quindi abbiamo la possibilità di lanciare, possiamo dire così, la nostra città di mare e anche di generare un flusso turistico internazionale. Sì, e c'è questa proposta che noi facciamo, perché chi viene a Reggio Calabria non viene solamente perché è bello il panorama, come si suol dire, viene perché si diverte, perché fa uno sport, perché fa qualcosa in questi quattro giorni che si ferma nella nostra città. Sicuramente molti di questi sono venuti ora e ritorneranno in un altro momento. Quindi è questa, diciamo, la proposta che noi stiamo facendo della nostra presenza turistica e sportiva della città di Reggio Calabria. Sì, diciamo che quindi l'obiettivo, no, da sempre del Circolo Velico, in primis ecco, il suo, è quello di riportare Reggio Calabria agli onori delle grandi regate internazionali. Ma perché Reggio in definitiva nel suo DNA c'ha il mare, cioè per un certo periodo di tempo lo ha abbandonato e se l'è dimenticato. Se l'è dimenticato anche perché per 30 anni questa città non ha visto il mare, perché c'era la famosa cortina di ferro di questa via marina che non veniva mai fuori, che non veniva mai a compimento, che impediva ai reggini di riappropriarsi fisicamente del mare. Oggi invece la città si è riappropriata della via marina, partecipa a tutte le manifestazioni che avvengono sul mare, guarda le regate come si possono guardare da una tribuna di un campo sportivo di calcio, solo che qua non si fa il biglietto, purtroppo per noi, però poi alla fine gode di questo spettacolo. Noi abbiamo anche ospiti illustri nel passato che sono venuti proprio, che erano ospiti a Reggio Calabria, che hanno visto la manifestazione e sono accorsi qui da noi per vedere le ste vele. Cioè in definitiva il mare è bello, però il mare va arredato, come va arredato una bella casa con dei bei mobili. Il mare va arredato con le vele.
Grazie ai regatanti, perché la parte più importante ovviamente della regata sono i regatanti e i genitori esemplari che seguono i regatanti. Primo classificato e campione della 28esima edizione della Mediterranean Cup, Francesco Chirico, società canottieri Marsala. Una coppa offerta dal Panathon. Primo classificato e campione della classe Optimist Cadetti, Alessandro Caldari, Circolo, Amici della Vela di Cervia. Navale di Crotone premia Gaia Verri, prima classificata categoria femminile. Gaia. Brava Gaia. Primo classificato Giovanni Giordano, Circolo Veli Correggio, offerto dalla Regione Calabria. Durante il campionato nazionale del laser che si è tenuto a Reggio Calabria nel 2010 è stato istituito un trofeo challenger intitolato a un velista della nostra città, Pasquale Chilà,
che ci ha lasciato un ricordo che nessuno di noi può più cancellare. Primo classificata, Cesarina Criscione, Circolo Velico Scirocco di Ragusa, offerto dal CONI regionale Calabria. Paola Chilà mi consegna il trofeo Pasquale, il trofeo Pasquale Chilà, trofeo meraviglioso. Wondering if you have a vision of us, or are you with someone else? I've been standing alone, been wondering if this